Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Sam. Guardate dove siamo, giorno 3, è la resa Si dei fa quando mi conti. troviamo? Abby ha raggiunto il teatro. Prima pensiamo a come entrare. E noi sappiamo benissimo che cosa succederà in questo teatro. Diciamo che era Quindi diventato un sono accesa. po' Ci sei, Leda? prevedibile, nel senso che da come stavano andando i fatti, era ovvio che saremmo arrivati esattamente in questo punto. Cerca ancora. La cosa straziante per me è stato realizzare piano piano, ovviamente non ho detto nulla perché non, magari se non vi aspettavate niente, non volevo anticiparvelo io, appunto. La cosa straziante è Ok, quando ho prendi la realizzato scala. Pronto? che appunto il duello finale lo avremmo affrontato nei panni di Abby, alla quale sì, mi sono affezionata, ma Ellie è Ellie, ragazzi. E soprattutto noi sappiamo che Ellie non potrà mai vincere contro Abby fisicamente, cioè stiamo parlando di un mastino e di Ellie che è una ragazza secchetta comunque. Mamma mia, sono veramente in ansia, ragazzi. Bene, Siamo non dentro. fare rumore. Siamo dentro. Oh mio Calma Dio. ora, resta vicino. È un déjà vu, come quando Ellie è entrata nella capanna. Sì, continuo a chiamarla capanna, vabbè. Nella casa di montagna dei lupi, no? A inizio gioco. Il problema è che adesso Ellie ha superato il limite, nel senso Abby sì, si è presa una vendetta che diciamo era più o meno discutibile. Joel ha ucciso suo padre, ok? Però suo padre voleva uccidere Ellie. Però Ellie ha fatto un casino, ha fatto una strage, ragazzi. Li ha ucciso Owen, Mel, tutti. Tommy ha ucciso Manny, il suo Jesus. amico. Eccolo. Pensa che non sappia riconoscere l'oro. Tra l'altro a me sta venendo un dubbio. Ma Tanto Abby di vedere questo. sa chi è Ellie? Lo adorerà. Mani in alto. Secondo me lei pensa Allontanati. che Tommy è il colpevole. Guardate un po', ha puntato Allontanati. lui. Dio mio. Stai commettendo un Non errore. girarti, cazzo. Lev, tienilo a tiro. Oddio, ragazzi. Giù a terra. Mi uccidi come una codarda. Vabbè, e questo lo sappiamo. Pezzi di merda. Oh, mamma mia, no. Me la volevo evitare questa scena. Alzati. Su le mani o sparo anche a questo. Non ascoltarla, Ellie. Va via da In qui. piedi. Forza. Non provarci, Io cazzo! di quella fogna. Ah! Cazzo, va bene. Fermati! Basta! Getta l'arma. Getta l'arma! Cazzo! No. So perché ha ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi. Lascialo andare. Vedete, Abby sta realizzando Hanno ucciso tutto i miei amici. adesso. Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così. Aspetta! Madonna! Lasciala stare! Oddio, no! Tommy! No, Tommy! No, raga, ho ammazzato pure Tommy. No, vabbè. No, ragazzi. Che devo fare? Cioè, devo Tommy, combattere contro devi Ellie? uscire, No, non non te ce la la puoi posso fare. fare. Raga, Non scappare, cazzo! certo, devo rimanere a. Vabbè. Mamma mia. Ragazzi, mi sto tipo dissociando dal gioco, nel senso non so. Non voglio che nessuna delle due venga ferita, capite? Brutta stronza! Oh, Ellie, vattene! Mamma mia, amore.
raga, non c'ha chance, Ellie, non ha chance. È giusto se le spara, ma... Che devo fare? Che devo fare? Allora, la situazione è preoccupante, perché Ellie sarà sì meno forte di noi, ma dalla sua tutti i mezzi che avevamo noi, quindi molotov, bombe, le frecce, noi abbiamo una pistola e nient'altro. No, non è vero, non abbiamo neanche una pistola noi, è lei che ha la pistola. Eccola. Ah, che schifo. Ah, che... No, Ellie, ti prego, non farlo male. No, non ha chance, non ha chance, mamma mia. Ah, vabbè, ho pure il fucile a pompa. Cristo. Raga, che tensione. Dov'è? Ah, mi ha beccato, mi sa. Sì. Eccola. Vuoi vendicarti? Ecco, noi abbiamo a disposizione solo le bottigliette e i mattoni. Maledizione. Vabbè. No, vabbè, vabbè, non lo so. Madonna. No. Ma devo... No, devo premere quadrato. No, non ci riesco. Non voglio farlo. Oddio, no, Ellie. Ti prego, reagisci, Ellie. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Comunque sono tipo lacerata, perché ripeto, non vorrei che... Non è giusto che nessuna delle due soffra. Si sono fatte troppo male. Ah, mi ha sentito. Eccola. Ah. Oh, maledizione. Vedete. Vabbè, vabbè. Ok. Non possiamo commettere errori. Assoreta, guarda. È sbagliato, è lì. Porca miseria. Mi fa ridere che adesso la vedo come una nemica, no, Ellie? Però io non voglio che soffra. Che sta facendo? Sta tipo mettendo... Avete visto? Io non le ho mai usate nella nostra run, però lei sta usando. Guardate un po'. Sentiamo. Sì, sì, sta usando le trappole esplosive, le bombe. Col cavolo che mi aveva... Vabbè. Non l'ho presa, vabbè. La cosa bella è che io posso prevedere le mosse di Ellie, perché appunto noi eravamo Ellie. Eccola. Ok, ragazzi, piano, piano. Non dobbiamo passare sui vetri né sulle catene, perché ci sente. Dov'è? Mamma mia, che tensione, ragazzi, che gioco però, che gioco. Ti metti la bomba, eh? Mi sembra di giocare contro la me di qualche episodio fa. Non ho nulla. Ah, c'è un brichi. Abby. Te lo vorrei dire, ma... Che si sta facendo? Una molotov, mi sa. Sono passata sui cocci. Raga, che devo fare? Non voglio colpire Ellie. Vabbè, Abby, sei delicata come un elefante come si dice? Nella gioielleria. A posto. Siamo pure con una freccia piccata dentro. Ai. Maledizione, togliti questa freccia. Ci credete che sto sudando e sto tipo con il cuore a mille? No!
No. Io. Mamma mia, raga. Se si pecca siamo morti, siamo morti. Ah, maledizione. Ok. Ah, ok, perfetto. Hai toppato, Ellie, mi sa che questo ti costa. Cazzo. No. Oddio, raga, lo devo fare, lo devo fare. No. Abby, smettilo di... No. Abby, ti prego, no. No. Oddio, no, Dina. No, Dina, ti devi fare gli affari tuoi. Oh, no, raga. No, no, no. Fermati. No, raga, no. Lei Dina, non c'entra, no, niente. Cristo, no, anche Mel lo era, non lo dovevi dire. Bene, Abby. No, raga. Oh, mamma. Oh, mamma, ragazzi. Non voglio vederti mai più. Lev ci ha salvati. E ha salvato anche Abby dal perdere la sua umanità. Però noi abbiamo perso. Abbiamo perso. Wow, vi giuro, ho i brividi. Non potete vedermi, ma sto letteralmente tremando perché è stato epico. La nostra protagonista che ha perso. Wow. Oh, l'orologio di Joel. Oh oh, ragazzi. Ehi, hey, sì, tesoro. Che c'è? Oh. Ci sono. Il figlio di Dina. Sì, è tutto ok. Tutto bene. Ragazzi, e quindi questo è tipo una sorta di finale, cioè nel senso ci stiamo avvicinando alla fine. Guardate un po' il dipinto di Dina, i poster, Savage Starlight, questa sarà tipo una stanza, uno studio di Ellie. E lui è il bimbo di Dina, è Jesse. Ma che carino! E qui sembra appunto che... È passato del tempo, ovviamente, perché Dina era incinta e adesso il piccino sembra avere già qualche mese. Dina? Sono in cucina! E quindi è sopravvissuta anche Dina. Wow, ragazzi. Mamma mia, scusatemi, fatemi elaborare un secondo tutto quello che è successo. Che sarà la sorella di Dina, quella? Saluta la zia Talia. Sì. Ciao, zia Talia. Tra l'altro sembra un po' Shannon Woodward, che sarebbe l'attrice, non la model actress, ma l'attrice che fa Dina. E... Vedete, quindi hanno questa sorta di fattoria nei dintorni... Chi è questo bell'ometto, eh? Ma che carino! Oddio! Vi ricordate che inizio gioco Dina diceva che voleva una fattoria vicino a Jackson e quindi è riuscita ad ottenere, a realizzare il suo sogno? Prendiamo un po' d'aria. Wow, guardate che bello. Ragazzi, graficamente questa scena, proprio questo scenario è spettacolare. Guardate che bello.
Wow. Cerchiamo Dina, vediamo un po' dov'è. Oh, come va, tesorini? Ehi, grazie per i piatti. In cambio, metti un po' di musica. Certo, subitissimo. Mi fa strano vedere Ellie così. Cioè, sto un attimo elaborando. Ah, vuoi ballare, eh? Ok. Oh, sì! Amo questa canzone. Tua mamma si accontenta di poco. Vero, sono di poche pretese. Olè! Ok, ma guarda come sculetto! Ah, sculetto! Sì! Oh, siamo scatenate! Oh, wow! Oh, ehi! Oh mio Dio, ragazzi, che sta succedendo? Sta iniziando a piacere. Sei strana. Sì, lo so. Ok. Basta, così mi distrae. Lo so! Ok, va bene. Fila. Ok. Oh, ehi, ho lasciato fuori Holly. Puoi andare a prenderlo? Sì, certo. Holly? Che hanno tipo un cane. No. Boh. Sarebbe il colmo, dopo tutti quelli che ha ammazzato, avere un cane. Cos'è qui? Ehi, incidiamo il tuo nome. Oh, dire Ellie. Come si chiamerà il bimbo? Vabbè. Joel Jesse, sicuro come la morte. Bene, ora è ufficiale. Ma mi può scendere una lacrima? Solo che non so perché sono ancora in tensione. Vabbè, godiamoci il momento. Raga, è spettacolare. È veramente bello, bello, bello. Ma vedete, hanno recintato tutto. Certo, oddio, non è proprio... Non mi sentirei troppo sicura, eh. Attento. Ci sono cose brutte lì fuori. Veramente. Guarda che bello il tramonto dietro. Ehi, Holly, che ci fa? Ma era un peluche. Stavamo cercando un peluche. Benissimo. Reggiti forte. Sì, eccoci. Beh, carino, no? Ehi, sai cosa? Ti insegnerò a suonare la chitarra. Quando Oddio. Sarai più grande. E avrai smesso di farti la cacca addosso. Va bene. Lo fanno tutti. Vi posso dire che mi ricorda l'Ellie del primo gioco? Questa Ellie. Mi sembra tipo di averla riacquistata. Ho tante storie da raccontarti. Quando sarai grande. Molto grande. Oddio, ma che finisce così? Non so nemmeno da dove iniziare. Sono emozionata, sei però... Sei un patatone. Sei un patato, un patatone. Ma cosa? Un patatone, un patato, un patatone. Che bimbone. Sì, no. Il mio cucciolo. Ok, che carini. Ok, patatone. Torniamo dalla mamma. Ok, lo chiameremo patatone, non Joel Jesse. JJ. Sì, io vedo che comunque Ellie è serena.
però non lo so, ragazzi, sto... Io vado a stendere i panni. Sono un po'... non so dirvi... La schiena. La schiena? Sì. Hai 21 anni. Gli mettiamo il giacchetto? No, sta bene. Oddio, sembrano tipo i miei genitori. Mamma che mi coprirebbe anche a Ferragosto e papà invece che ha pietà di me. Ancora? Vabbè. Ancora? Puoi dirmi di smettere? Devo smettere? Povero bimbo. Ok, basta, davvero. Piccolo JJ, che ti devi subire? Vuoi accarezzarla? Qui. Avanti, provaci. Oddio, mi ricorda la scena delle giraffe. Piano, piano. Sì, che Joel accarezza la giraffa e poi Ellie lo imita. Così. Che piccolo. Ehi, lo prendo io. Puoi portare le pecore al fienile? No, tranquilla, faccio io. Sicura? Sì. Ti voglio riposata. Ok, ecco. Coraggio. Infilati lì. Ma che bel bimbo. È troppo tenero. Non stare fuori troppo, deve fare il bagnetto. Ormai comando il greggio. Che devo fare? Devo far entrare le pecore. Ascoltate, pecore, la cena vi aspetta nel fienile, quindi forza! Neve? Nel questa fienile? È una quest primaria. Bianchina? Super importante. Su, dentro. Vai, facciamo rientrare le pecore. Wow, sono tantissime pecore. Secondo te quante sono? Contiamo. No, che poi ti addormenti. Due. No, basta, se no mi addormento. Vabbè, ragazzi, l'ho scritto io questo gioco. Pecorazio? Pecorazio. Ovidio? No, vabbè. Diamoci una mossa. Trash, Ellie, trash. Oh, ma quante abbiamo sono? Decisamente troppe pecore. Filate via. Via. Ehi, perché non ne mangiamo qualcuna? Sono buone, sai. Ellie, non davanti al piccolo. Non hai freddo, vero? Ci siamo quasi. Se ci siamo riusciti, non ce ne sono. Senti più, questa. Cosa fai con la lana di una pecora taciturna? Una sciarpa. Quando sarai più grande, andrai matto per queste battute. Ragazzi, sembra proprio la nostra Ellie. Ok, gente, a domani. La Ellie delle barzellette, no? Oh, che succede? Ehi, hey, perché sei fuori? Ok. Boh, non lo so, vabbè. Sono un po'... Vieni, piccolo. No! Oh! Raga! Raga? Oddio, vedete? Vedete, qualcosa non andava. Mi sembrava tutto troppo perfetto, anzi. Andiamo. Non hai fatto. Tutto troppo semplice. Oddio, siamo di nuovo... Oh, mamma mia, siamo di nuovo qui. No, no, no. No, ragazzi, no. Joel! Oddio! Ti prego, no! Ellie? Ehi, Ellie. Guardami, è tutto ok, sei a casa. Sei a casa. Respira, respira. Non riesco, okay, non riesco. Lo prendo io, va bene? Avanti, vieni, su, cucciolo. Mamma mia, ragazzi. Soffre di stress post-traumatico, mi pare. Io non so cosa stavo portando. Poverino. Tutto ok. Ecco qui. Ecco qui. Mamma mia. Ehi. Addio. Wow.
Non sei più abituata alle emozioni forti. Che casino, ragazzi. Qui non è finita per niente, secondo me. Cioè, c'è qualcosa in sospeso, è ovvio. E vi dirò la mia. Secondo me, se fosse finito pochi istanti fa, non sarebbe stato un finale degno del gioco che The Last of Us Parte 2 è ed è stato. Cioè, continuavo a ripetermi in testa: ok, se finisce così, però qual è la morale? Che cosa mi sta insegnando il gioco? Che cosa vuole dirmi? Infatti. Vedete come mostrano le debolezze dei personaggi, personaggi imperfetti, personaggi che sbagliano, personaggi che appunto non hanno un lieto fine, perché effettivamente Ellie, poverina, rivede le scene di Joel, ripensa a Joel, è ancora tutto in sospeso. E di questo cavallo di chi è? Ehi, dov'eri? A caccia. È andata un po' per le lunghe. Chi c'è? Vieni, entra pure. Tommy. Oh, ma senti come stringe forte. È vivo, ragazzi. Ehi, Tommy. Ah, oh, eccoti. Scusate, sono un attimo. È vivo, ma gli ha sparato in testa. Ecco. Oh, sì, ce la faccio, ce la faccio. Oh, porca miseria. È bello rivederti. Guardate com'è ridotto. Sei pesante. È vero, è un fagottino muscoloso. Come va in città? E Maria? Sta bene. Noi... È cieco, da un occhio. Ci siamo presi una pausa. Guardate un po'. Mi spiace. Ne abbiamo parlato e ci sembrava... insomma, la soluzione migliore. Ok. Siediti. Voglio mostrarti una cosa. Ragazzi. Sto chiedendo un po' in giro, da mesi ormai. E c'è un tizio che ha sentito la storia. Mi ha parlato di una ragazza con cui ha fatto affari mentre era in California. Ha detto che è forte come un toro e che viaggia insieme a un ragazzino sfregiato. Dice che vivono su un tratto di costa, in una barca spiaggiata. Proprio qui. Non è finita qua, ragazzi. Deve essere lei. Non è finita qui. Non ci interessa più, ok? Oh mio Dio. Beh, io non posso andare. Lo so. Oh mio Dio, comunque okay. Ellie ha il pallino, ragazzi, ditemi quello che volete, ma Ellie ha il pallino. Si vede dagli occhi che non è serena. Credo sia facile dimenticare il passato. Se sei qui a fare la bella vita. Ehi. Gliela farò pagare. Tommy. Avevi detto così di ritorno a Jackson. Tommy. Ma sì, inferiamo ancora di più su Ellie. È ridicolo. Poverina, mamma mia. Lo tieni un attimo. Sì. Vieni. Comunque. Ti prendo io. Lo ripeto, ma quanto sono reali questi personaggi? Che cazzo vuoi fare? Niente. Sai cosa abbiamo fatto? Pianta. Lei aveva promesso. Non me ne frega un cazzo. Sì, lo so benissimo. Ma questo è un tuo problema. No, boh, non lo so.
da una parte Tommy non ha tutti i torti, perché lui non voleva uccidere Abby all'inizio, no? Voleva rimanere a Jackson. È stata Ellie a convincerlo a vendicarsi. Però dall'altra parte bisogna anche mettere un punto. Cioè Ellie c'è quasi morta, non è che non ci ha provato, ha detto vabbè Tommy fai tutto tu. No, Abby, sì scusate, Ellie c'è quasi morta. E guardate come sta adesso. Ragazzi, non è finita qui. Adesso sono ancora più convinta che che ci aspetta ancora un po' di storia. Ma a che costo vivremo questa storia? Oh, il diario di Ellie. Piccolino. Oggi sono venuti i genitori di Jesse, tutto liscio, all'inizio sono brave persone, poi hanno iniziato a chiederci di tornare a Jackson, non ho retto, sono scappata nel bosco. È successo di nuovo, ho messo alle strette un cinghiale in una vecchia stazione di servizio, sanguinava, l'ho lasciato lì a morire. A destra stava scrivendo una canzone, ha disegnato anche Abby. Non so come Dina riesca a parlare tanto serenamente di Jesse, a JJ racconta tutto di lui e crede che mi... Oggi ho portato JJ a fare un giro, non ha fatto che ridere, ho pensato pochissimo a Seattle, è stato divertente. Però vedete, lei non vuole parlare di Joel. Mamma mia. Infatti vedete come lo disegno, ancora senza occhi, non... Non è finita qui, per niente. Però penso che il bello sia anche questo, vedere come i nostri personaggi imperfetti prendano decisioni, no? Tommy che rinfaccia ad Ellie qualcosa che non dovrebbe rinfacciarle. Torna sempre lì dalla chitarra di Joel. Vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto da Sam. Ciao ragazzi.